Scia di Grosseto, siamo qui appunto a Grosseto per parlare dei problemi e delle possibili, diciamo, soluzioni per il settore ovicaprino in Maremma e in Toscana. Qual è la situazione, Presidente? La situazione è presto detta, purtroppo stiamo parlando di un settore che è da tempo in crisi, una crisi strutturale che deriva da tanti fattori, ma si concretizzano poi alla fine in una mancanza di reddito delle aziende che si occupano di questa attività. La mancanza di reddito è determinata da svariati, come si diceva prima, fattori. Il primo è la non adeguata valorizzazione dei prodotti, sia sul settore della carne, sia sul settore del formaggio e quindi del latte. Poi ci sono delle possibili e naturalmente altre cause che sono sempre relative al contesto internazionale. Ora di certo c'è la questione dei dazi, ci sono la difficoltà di far conoscere il nostro prodotto a livello internazionale, perché è un prodotto che naturalmente viene spesso confrontato con i formaggi vaccini della stessa categoria. Quindi tutte queste tematiche. Le possibili soluzioni naturalmente sono quelle che derivano da un po' da tutte le attività agricole che hanno bisogno di ricerca, di innovazione, di affrontare le questioni facendo degli investimenti. Ecco, i temi poi da affrontare alla fine sono questi: un'analisi attenta delle problematiche e tutta una serie di fattori che prevedono un rilancio attraverso l'innovazione, la ricerca, l'assistenza tecnica, la valorizzazione del prodotto, il peso dei pastori in questo caso nella filiera produttiva. Naturalmente rimane sullo sfondo il tema della predazione, che è un tema molto importante e molto preoccupante, perché se non riusciamo a mettere mano su questa questione dal punto di vista di un intervento ben calibrato, si rischia davvero che tutte queste altre iniziative che possiamo prendere poi alla fine vengano vanificate.